proviamo a sentire. Da un'indagine effettuata dal Ministero della Salute a Milano è emerso che 42 anziani su 100 hanno un numero medio di denti superstiti che va da 4 a 10, mentre secondo un rapporto dell'Istat realizzato intervistando oltre 60.000 famiglie, la quota delle persone che non hanno più denti naturali sale fino al 60% tra gli ultra ottantenni. Vi ricordo il nostro numero a cui potete mandare un messaggio con la vostra richiesta di domanda per il professore che tra pochissimi istanti vi vado a presentare. Il numero è 349 55 38 528 e il professore in questione è il professor Massimo Marrelli, chirurgo maxillofacciale presso la casa di cura Calabro Dental di Crotone. Benvenuto, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Intanto le vorrei chiedere quali sono gli esami necessari per stabilire dove e come verranno applicate eventuali protesi dentali. Ci sono una serie di esami preliminari che necessitano per la pianificazione del trattamento implantare. Ovviamente dopo aver eseguito l'esame clinico sul paziente vengono rilevate delle impronte delle due arcate dentarie, viene eseguita una radiografia panoramica che consente di avere una visione generale dello status del cavo orale del paziente e ci permette di fare una valutazione di eventuali denti residui presenti in arcata e ci permette di fare una prima valutazione del tessuto osseo in termini di quantità e soprattutto in senso verticale. Dai calchi ottenuti dalle impronte, i tecnici eseguono una modellazione particolarmente personalizzata che rappresenta una simulazione, o meglio una previsione, di quello che sarà il lavoro protesico implantare finito. Prevedendo una corretta dimensione dei denti, una corretta posizione dei denti, al fine di poter garantire al paziente una estetica soddisfacente e una funzionalità, certo, una corretta funzione masticatoria. Perfetto, allora abbiamo detto caduta dei denti soprattutto persone ultra 65 anni, in realtà ci possono essere anche occasionalmente episodi del genere nei giovani, capiremo perché. Vediamo subito il dente al microscopio, guardate, abbiamo preparato questa grafica, abbiamo quindi la corona, vedete, che copre lo smalto, abbiamo poi la dentina, abbiamo la polpa, la radice protetta dal cemento che affonda nella parete ossea e poi abbiamo nervi e arterie che raggiungono il dente sino al suo interno. Vediamo subito quali sono le cause che possono portare alla perdita dei denti: le infiammazioni gengivali, carie, maloclusioni e traumi. Subito il professor chiarisce le idee, sì, di che cosa buongiorno può Sole, dire. Ecco, ciao. Abbiamo il nostro modellone stupendo, ci fa vedere l'arcata dentaria sana con i nostri 32 denti. Beh, se noi escludiamo le cause traumatiche legate alla malocclusione, fondamentalmente in maniera molto generica possiamo dire che la causa della perdita dei denti è collegata a un'infiammazione spesso di origine batterica che può coinvolgere il dente, la carie è la patologia umana più diffusa, o il parodonto, che sono le strutture che fissano i denti. Noi abbiamo idea che il dente sia fissato nell'osso, in realtà ci sono varie strutture, tra cui la gengiva, la più importante, e il legamento parodontale, che fissano all'osso alveolare il dente. Se facciamo partire l'animazione, vediamo come questa situazione infiammatoria può portare a un deterioramento delle strutture che appunto fissano il dente, lo legano, e nel tempo questo può portare, come vedete, l'infiammazione si diffonde all'interno della gengiva e porta a una riduzione della gengiva, a una degenerazione delle strutture che fissano il dente e quindi alla perdita del dente. Ottimo, allora fra pochissimi istanti entriamo in sala operatoria, vediamo come si interviene. Professore, chiunque abbia problemi può sottoporsi a un intervento chirurgico o ci sono persone non idonee? Beh, nella maggior parte dei casi quasi tutti i pazienti possono essere sottoposti a trattamento implantare, tuttavia anche se pur esigua esiste una quota di pazienti che presenta delle controindicazioni. Queste controindicazioni sono classificate come controindicazioni generali assolute e sono rappresentate da alcune malattie sistemiche delle quali il paziente ne è portatore, quali per esempio il diabete scompensato, oppure cardiopatie severe, oppure emopatie gravi, oppure quei pazienti sottoposti a radio e chemioterapia. Certamente. Comunque sono delle malattie che presentano un certo rischio per il paziente, pertanto ritengo che il trattamento implantare a quel punto passa in secondo ordine in termini di, sì, di necessità. Certamente. Quello che mi preme evidenziare sono delle controindicazioni locali assolute che sono rappresentate dalla scarsa igiene orale, per cui il paziente che non è in grado di garantire una corretta igiene orale non può essere candidato al trattamento implantare. Ah,
Ah, importante, dobbiamo andare in sala operatoria, mi perdoni professore, se no non riusciamo più a dire tutto quello che dobbiamo. Quindi andiamo in sala operatoria con Mileda Minutoli, siamo alla casa di cura Calibro Dental di Crotone per l'appunto, vediamo. Giuseppe ha 71 anni e sono circa 15 anni ormai che ha problemi nel mangiare e nel sorridere. A causa di una malattia alle gengive ha perso lentamente quasi tutti i denti. Dopo diversi tentativi fallimentari con la protesi mobile, oggi Giuseppe verrà operato presso la casa di cura Calibro Dental di Crotone. Dottor Massimo Marrelli, come pensa di risolvere il problema del signor Giuseppe? Abbiamo pianificato l'inserimento di 7 impianti sull'arcata superiore, in quanto affetto da una edentulia. Secondo questa nuova tecnica che ci dà la possibilità attraverso il computer di guidarci nella collocazione degli impianti. Sta inserendo un dispositivo che è stato personalizzato in base alle caratteristiche del paziente. In che modo? È stato costruito preventivamente sulla base di una pianificazione, questa guida chirurgica che ci guiderà letteralmente nella collocazione degli impianti nelle sedi ossee prescelte già durante la fase della programmazione. A questo punto deve preparare i canali nei quali inserirà gli impianti? Esattamente, attraverso un bisturi circolare abbiamo eseguito una mucotomia, andiamo progressivamente a preparare i canali dove dovranno essere inseriti gli impianti lungo l'arco del macellare superiore. Ora stiamo per entrare nella fase critica dell'intervento. Il dottor Marrelli sta infatti per inserire gli impianti nei canali. Seguiamo insieme questo momento. Signor Giuseppe, stiamo inserendo gli impianti, gli altri impianti. Quindi due l'abbiamo messo, questo è il terzo. Da qua a 10 minuti abbiamo finito, eh? Vedo che sta usando una vite, come mai? Abbiamo trovato un osso particolarmente denso e pertanto ci aiutiamo con un cricchetto che ci consente di andare ad alloggiare l'impianto nella sua sede. Dopo aver rimosso il dispositivo, cosa rimane da fare? A questo punto andremo ad applicare i componenti protentiranno, poi di connettere il provvisorio implantare che abbiamo opportunamente preparato sugli impianti stessi.